Ciao amici, in questo video vi parlo di Lefant M210, un robot economico che tutti si possono permettere per avere un prezioso aiuto nei lavori domestici. Ha dimensioni molto contenute ed è così in grado di arrivare quasi ovunque. Per la navigazione non dispone di sensori avanzati, ma possiamo comunque controllarlo con l'app. È in grado di spazzare e di aspirare il pavimento, dobbiamo però occuparci noi del lavaggio. Nella confezione troviamo il robot, base di ricarica con il suo alimentatore, 4 spazzole laterali, 2 le monteremo sul robot e 2 sono di scorta, un filtro EPA di scorta e il manuale delle istruzioni. La messa in funzione è ben spiegata nel foglietto che ci arriva sopra il robot. Rimuoviamo le pellicole protettive. Installiamo le 2 spazzole laterali. Posizioniamo la stazione di ricarica. Accendiamo il robot. Scarichiamo l'app Lefant e seguiamo le istruzioni. È tutto ben spiegato, ma se avete dubbi scrivetemi un commento qui sotto. Vediamo le caratteristiche costruttive. Uno dei punti di forza di questo robot sono le dimensioni contenute, che come vedremo tra poco gli consentono di arrivare quasi ovunque. È alto 7,7 cm, il diametro è di 28 cm. Anche il peso è contenuto, possiamo così spostarlo agevolmente da un piano all'altro. Malgrado il robot abbia dimensioni contenute, il serbatoio dello sporco ha un'ottima capienza di 0,5 litro. Il filtro EPA può essere rimosso, si rimuove così, e lo possiamo quindi pulire. Considerato il prezzo, non aspettatevi una sensoristica avanzata. Per orientarsi ricorre agli infrarossi anteriori, che devono anche essere molto efficaci non essendo presente il paraurti. Alla base sono montati 1, 2 e 3 sensori anticaduta. Troviamo poi la ruota omnidirezionale, i contatti per la ricarica, 2 spazzole laterali, 2 ruote motrici sono ammortizzate con battistrada di gomma. La batteria è interna al robot e da 2000 mAh, poi ne misureremo l'autonomia. La struttura è interamente di plastica e robusta, all'assemblaggio do voto 10. Premendo una volta il pulsante sulla testa del robot abbiamo la pulizia, premendolo un'altra volta lo mettiamo in pausa. Premendolo invece 2 volte lo facciamo tornare alla stazione di ricarica. Vediamo come si presenta l'app, che ricordo si chiama Lefant, è disponibile sia per Android sia per iOS. Tap su altre caratteristiche. Visualizziamo il livello di carica della batteria. Nel riquadro grande, durante la pulizia, viene disegnata la mappa. Mappa che non viene salvata, viene disegnata da capo in ogni ciclo di pulizia. Sempre durante la pulizia, visualizziamo da quanto tempo è in corso e i metri quadri puliti. In modalità corrente selezioniamo la modalità di pulizia che vogliamo avviare. Consiglio di lasciare pianificazione. La pulizia casuale è a mio avviso insensata, perché fa vagare il robot per la casa in maniera appunto casuale. Lo fa passare più volte sullo stesso punto. Torniamo sempre in modalità corrente. Possiamo fargli pulire lungo la parete, quindi il perimetro dei locali. La pulizia su punti fissi fa fare al robot un movimento a spirale per permettergli di pulire accuratamente un punto della casa. Torniamo indietro. Con inizia a pulire avviamo il ciclo di pulizia. Possiamo farlo tornare alla stazione di ricarica. La potenza di aspirazione è regolabile in una scala di 3 livelli. Trova un bot, gli fa emettere un suono per permetterci di individuarlo. Con compito a tempo
possiamo programmare giorni e orari in cui deve essere avviata la pulizia automatica della casa. Con telecomando controlliamo manualmente gli spostamenti del robot. Verifichiamo se è disponibile un aggiornamento del software. In configurazione segnalo che sensibilità all'evitamento degli ostacoli, eccolo qua, è possibile impostare la sensibilità di rilevamento degli oggetti. Torniamo indietro. Teniamo attiva la pressurizzazione del tappeto, così il robot aumenta in automatico la potenza di aspirazione quando sale su un tappeto. Torniamo alla schermata iniziale, andiamo nella sezione, quella in basso, il mio. In assistenza post vendita possiamo aprire un ticket nel caso riscontrassimo problemi. L'uso del robot può essere condiviso. Testiamo il robot, torniamo alla schermata iniziale. Troviamo l'elenco di tutte le pulizie effettuate. Per pulire tutto il piano terra, ossia una superficie di 37 metri quadri, ha impiegato 84 minuti. Ha impiegato tanto, ma me l'aspettavo, non essendo né LiDAR né Visual Slam. Questo è un timelapse che mostra gli spostamenti del robot. Nella fase finale è tornato indietro per pulire delle aree che aveva tralasciato in alcuni locali in cui era già stato. È riuscito a pulire tutta la superficie calpestabile, ma ha perso un po' di tempo. La carica è scesa al 23%, quindi la batteria era vicina al limite. Vediamo cosa ha raccolto il robot. Avevo pulito la casa circa una settimana fa. Allora, questo è lo sporco. Proviamo ad aprire. E non c'è assolutamente male, sembra quasi di lana. Molto bene. Ecco, come potenza di aspirazione ho usato quella media. I movimenti sono intelligenti, si muove nello spazio tracciando linee rette parallele tra loro. Pulisce accuratamente anche i bordi, ma per individuarli effettua talvolta un movimento che gli fa perdere parecchio tempo. È basso ed è così in grado di passare sotto a caloriferi, letti, tavoli, sedie e tavolini. Anche il diametro è contenuto, non ha problemi a passare tra le gambe delle sedie e in situazioni complesse è sempre riuscito a trovare la via di uscita. Riesce a salire su tappeti di grandi dimensioni, li riconosce e aumenta in automatico la potenza di aspirazione. Trascina invece i tappeti piccoli e leggeri. Nel caso rimanesse bloccato, effettua una manovra che gli permette il più delle volte di liberarsi. Quando incontra un ostacolo leggero e di piccole dimensioni, lo riconosce e non lo trascina. Individua le pareti a circa un centimetro di distanza e non le va a toccare. Testiamo la capacità di aspirazione come siamo soliti fare. Ho messo per terra del caffè, del riso e dei piccoli pezzi di pellet per la stufa. Come potenza di aspirazione usiamo quella media. Come andate? È andata bene ma non benissimo. Ha aspirato quasi tutto il caffè, anche se un po' è rimasto per terra, ma non ha aspirato i pezzi di pellet. Riproviamo con la potenza di aspirazione massima, vediamo cosa succede.
Con la potenza di aspirazione massima ha aspirato quasi tutto, un po' di caffè è rimasto per terra. Qualche pezzo di pellet qua là è rimasto per terra, ma dai, nel complesso l'ha pulita abbastanza bene. Per essere un modello economico, se l'è cavata bene. Vediamo se sotto al robot è rimasto qualcosa e no, non è rimasto niente. Misuriamo quanto è rumoroso per darvi un termine di confronto. La mia voce, la rumorosità della mia voce è di circa 65 decibel. Attiviamo il robot con la potenza di aspirazione media. Vediamo quanto è rumoroso. Non supera neanche i 40 decibel, quindi è particolarmente silenzioso. Ottimo! In conclusione, l'Efant M210 è un robot economico e basilare che sa fare il suo dovere. I materiali sono di qualità e l'assemblaggio è ottimo. L'app è funzionale e la casa viene correttamente mappata. Sono presenti numerose funzioni, ma mancano quelle avanzate come i muri virtuali e le zone vietate, a dimensioni contenute che gli permettono di arrivare quasi ovunque. È silenzioso e si muove in maniera abbastanza intelligente nello spazio. Non gli sfugge nemmeno una particella di polvere, ma il pavimento lo dobbiamo lavare noi.